Allora, io penso che oggi un po' un rimpianto ce l'abbiamo, perché onestamente abbiamo giocato una partita molto solida. I ragazzi mi sono piaciuti, sono cambiate le facce, a nessuno permetto di scrivere del fatto che sia andato James e allora è cambiato qualcosa. È chiaro che è arrivato un giocatore diverso e quello che ci serviva era più questa tipologia rispetto alle altre. Ecco perché oggi secondo me abbiamo cambiato faccia, abbiamo cambiato volto, abbiamo difeso meglio, abbiamo fatto tutto meglio. Quindi questo onestamente ci stava anche poterla vincere questa partita, anche se Forlì è avversario difficilissimo. Però ci stava, l'abbiamo giocata fino in fondo, sono veramente molto contento di cosa è successo. Il piano partita prevedeva che, nonostante abbiamo provato in tutti i modi, comunque Roderick, se dovendo fare i suoi punti, magari li fa. Mi serviva che gli altri non fossero coinvolti, è successo, tranne Rush che è andato in doppia cifra, è successo. Quindi anche la squadra sta svolgendo un modello di apprendimento che a me piace di più e che mi lascia ben sperare. Mi secca, onestamente mi secca, perché eravamo lì per episodi, noi non l'abbiamo portata a casa, però posso dire, se abbiamo un minimo in più di fiducia, come abbiamo avuto soprattutto nel terzo e quarto quarto, questa è una squadra che toglie soddisfazioni e che darà soddisfazioni. Io onestamente della prova di oggi sono soddisfatto. Mi dispiace solo che ovviamente perdere i derby infastidisce sportivamente. A maggior ragione dentro un uomo importante come Cinciarini. Certo, questo grazie per averlo sottolineato, perché come vedi io non porto avanti le scuse. Non c'era, la squadra ha reagito bene anche se non c'era lui. Se fosse stato lui probabilmente qualcosa sarebbe cambiato, soprattutto nel dare alla squadra la fiducia di qualche canestro messo in più nel primo quarto. Lo abbiamo sbagliato veramente tiri apertissimi. Magari lui con la sua esperienza ne avrebbe fatto qualcuno in più, ci avrebbe tenuto più a galla e ci avrebbe permesso di portare la partita alla pari un po' prima, insomma, di quanto l'abbiamo fatto. Pur non avendo avuto, perché in tante altre, nelle altre vittorie avevate avuto delle ottime percentuali dall'arco, oggi non le avete avute, ma siete sempre stati in partita, direi grazie anche alla solidità, diciamo, dei lunghi che a rimbalzo offensivo hanno fatto molto spesso male a Forlì. Sì, questo con il fatto che riusciamo ad attaccare meglio il canestro, adesso le difese cominciano a doversi adeguare, quindi aiutare di più, e quindi i lunghi devono fare un lavoro di supporto agli esterni, parlo delle difese avversarie, e questo ci apre più spazi. Noi abbiamo giocato anche con tre grandi, con Givens da tre, anche Auxilia comunque ha dato una mano nell'aprire gli spazi, ecco. Quindi sì, penso che il fatto che Rebez attacchi molto il canestro ci dia una grande mano. Sottolineerei rispetto ai lunghi il fatto che siamo andati molto di più a dare la palla a spalle con tutti e tre, abbiamo fatto canestri importanti e abbiamo recuperato la partita. Quella è una delle nostre identità, e adesso avere un po' più di spazio per dare quei palloni ci sta facendo bene.